Luca, vado a vivere negli Stati Uniti oppure voglio andare a vivere negli Stati Uniti. Questa è una delle esclamazioni più comuni che, come dire, si infrangono sulla mia scrivania. Poi io sono costretto a riportare i miei clienti o potenziali tali alla realtà. Perché prima di trasferirti negli Stati Uniti, ma questo chiaramente vale per il resto del pianeta Terra, devi fare i conti con le regole del gioco. E le regole del gioco, sotto un profilo fiscale, sono quante tasse si pagano. Quante tasse si pagano e soprattutto quali tasse si pagano all'interno degli Stati Uniti, te lo dico se hai pazienza dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatella e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a cliccare subscribe per rimanere aggiornato con le notifiche del canale e a lasciarmi un like che vorrai levarmi se non ti sarà piaciuto il contenuto di questo splendido video. Ma prima ascoltami fino in fondo. Quando mi trasferisco in un nuovo paese devo conoscere il sistema fiscale. Sì, perché tecnicamente se ti trasferisci come imprenditore o come professionista semplicemente switcherai il sistema fiscale che oggi subisci in Italia nel paese di destinazione. Questo vale ovunque, diversamente, anche se in misura inferiore, è il reddito da lavoro dipendente, ma vedremo anche quello. Quindi quello che ti devi portare a casa da questo video è una tripartizione, o meglio, sempre e comunque, quindi non solo negli Stati Uniti, pagherai le tasse su quello che guadagni, su quello che possiedi e su quello che compri, su quello che spendi. Vediamo che cosa vuol dire, soprattutto vediamo quali sono le tipologie di tasse e le percentuali che si applicano all'interno degli Stati Uniti. E quindi partiamo da quello che guadagni. Quello che guadagni vuol dire che chiaramente i tuoi redditi, in quanto fiscalmente residenti all'interno degli Stati Uniti, saranno tassati all'interno degli Stati Uniti, che è sì un reddito di cittadinanza, ma di cittadinanza nel senso che è legato all'ottenimento del passaporto per gli americani. Per i neoresidenti è legato a un presence test, cioè se superi un determinato numero di giorni sei fiscalmente residente negli Stati Uniti, quindi fai molta attenzione, e il reddito tassato è il worldwide income, quindi ovunque vieni ovunque produci reddito, non solo negli Stati Uniti, sarai comunque tassato all'interno degli Stati Uniti. A livello personale, quindi, che cosa troviamo? Troviamo una personal income tax. La personal income tax, che può essere sia federale che statale, diciamo che le aliquote vanno in ogni caso dal 10 al 37%. Come in Italia, anche negli Stati Uniti si applicano i tax bracket, aliquote progressive per scaglioni progressivi di reddito che vanno appunto dal 10 al 37%. Qual è la grossa differenza con l'Italia? È che in Italia mi scatta il 43% sopra i 75.000 euro di reddito, negli Stati Uniti prima mi fa scattare il 37%, che è l'aliquota marginale più alta, devi aver guadagnato perlomeno 500.000 dollari e penso che faccia tutta la differenza del mondo. Quali sono le altre tipologie di tasse legate a quello che guadagni? Bene, se sei un lavoratore dipendente si applica la payroll tax, che tecnicamente sono le ritenute che ti trovi in busta paga. A livello contributivo, a livello retributivo, quindi a livello IRPEF e a livello INPS, equivalenti evidentemente, hanno nomi diversi, negli Stati Uniti in busta paga ti vedrai decurtato circa il 15%. Non ci dimentichiamo poi la corporate income tax, perché una cosa è se sei un freelance, una cosa è se apri una LLC tassata per trasparenza, allora vai nella personal income tax, una cosa se apri una società, tecnicamente una C-Corp o una Inc. Tecnicamente la corporate income tax oggi e dal 2018, riforma Trump, è del 21%. E poi esiste una capital gain tax. La capital gain tax divide gli speculatori dai non speculatori, o meglio l'intento speculativo, altrimenti insomma formulato in maniera più cristiana. Che cosa vuol dire? Che se detieni investimenti per realizzare capital gain di lungo periodo, tecnicamente sopra i 12 mesi, applicherai delle aliquote sempre a scaglioni che possono andare tra lo 0 e il 20%. Se invece speculi nel breve, quindi tecnicamente sotto l'anno, e allora riapplichi le aliquote della personal income che vanno dallo 0 al 37%. La seconda categoria di imposte invece è quelle legate a quello che spendi, a quello che compri. Le due principali, quindi, quali sono? La sales tax e la excise tax. La sales tax è l'equivalente, ma sotto un profilo tributario profondamente differente, dalla nostra IVA.
ed ha delle aliquote che vanno dall'1 all'8-9% a seconda dello Stato, ognuno ha il suo, come sai stiamo parlando di Stati Uniti, sono uno Stato federale, ok? Quindi esistono tre livelli di imposte in realtà, una federale, una statale e l'altra della singola contea. Tornando alla sales tax, che è l'equivalente in maniera, come dire, a tecnica della nostra IVA, si applica con delle aliquote che tecnicamente sono basse e monofase, perché si applica soltanto, diciamo, nell'ultimo passaggio, quando si vanno a praticare i prezzi di consumo ai consumatori finali del B2C. Può variare da stato a stato, soprattutto varia l'innesco, soprattutto nel commercio digitale. Non è automatico applicare la sales tax, a volte dipende dal numero di transazioni per singolo paese, a volte deriva dal threshold di vendite. È un tema relativamente complicato che va chiaramente analizzato per il caso di specie. L'excise tax invece sono le accise, quelle che troviamo sui beni di monopolio, come per esempio di monopolio statale, come per esempio il gas, cioè la benzina. L'ultima categoria invece è le tasse che paghi su quello che detieni, quindi le tue proprietà, e infatti la più famosa è proprio la property tax, che si applica per esempio su terreni e fabbricati, difficilmente supera l'1%, quindi ci sono anche molte esenzioni, come per esempio fino a determinati threshold di investimento, come per esempio in Florida, per cui insomma no big deal. Altre tasse sulla proprietà sono la inheritance tax, quindi c'è sulla donazione e successione, ci sono tassazioni e c'è tanto da pianificare in questo senso, anche per il tramite di trust interni che sono diversi dai trust che conosci tu, e poi c'è la wealth tax, cioè l'imposta sulla sostanza, l'imposta sulla ricchezza. In più un'imposta che forse ti è nuova, c'è la TPP, che è la Tangible Personal Property Tax, che fondamentalmente insiste sui beni immobili che puoi spostare, come le automobili. Noi per esempio in Italia abbiamo la tassa sulla proprietà, ma anche determinate attrezzature e macchinari detenuti a livello personale. Io sono Luca Taglielatela, mi auguro di averti dato un background completo di quello che ti aspetta all'interno degli Stati Uniti. Se ti interessa un relocation plan personale all'interno degli Stati Uniti, se vuoi sapere quale visto fa al caso tuo, se vuoi sapere come ottenere una green card, come effettuare investimenti all'interno degli Stati Uniti rimanendo in sicurezza con le leggi internazionali e locali all'interno degli Stati Uniti, ti invito a cliccare il link in descrizione per prenotare una consulenza. Noi ci rivediamo nel prossimo video.